Buongiorno, questo è il secondo video che riguarda la preparazione dell'ambiente di sviluppo per il corso di metodologie di programmazione per il web dell'Università del Piemonte Orientale, Siria di Alessandria. Questo video riguarda, se osservate la pagina del corso, questa sezione sulla preparazione appunto dell'ambiente e segue ed espande questa guida in PDF disponibile, già disponibile online. In questo video parleremo di nuovo dell'uso di Node e di NPM, una verifica ulteriore dell'installazione, che l'installazione sia andata a buon fine, e installeremo e proveremo Node attraverso Visual Studio Code, che è un editor di testo che utilizzeremo nel corso. Quindi, con riferimento alla guida, a questa guida che vi ho appena accennato, il video precedente copre l'installazione di Node.js, una piccola verifica iniziale del suo funzionamento. Mentre in questo secondo video faremo una verifica un pochino più ampia, diciamo, lievemente più ampia dell'installazione, sia da terminale o prompt di comandi in base al sistema operativo che utilizzerete, sia appunto da Visual Studio Code, che è l'editor di testo che utilizzeremo. Prima di procedere, fatemi aprire una piccola parentesi sugli ambienti di sviluppo e gli editor di testo che utilizzeremo nel corso. Come anche vedete sulla pagina del corso, ne utilizzeremo due ambienti di sviluppo, due editor. Uno è Visual Studio Code, l'altro invece è WebStorm. Perché ne utilizzeremo due? Ma semplicemente perché all'inizio partiremo con Visual Studio Code, in quanto per le prime settimane non faremo niente o quasi niente di quello che riguarda la parte web, ma le prime settimane, come vi dicevo nella lezione introduttiva del corso, saranno dedicate a JavaScript come linguaggio. E quindi Visual Studio Code è un editor di testo semplice, ma potente ed estendibile e ben funzionante con tutto il mondo Node.js e JavaScript, con cui appunto partiremo a lavorare. Procedendo col corso, inserendo sempre più parti relative al web, passeremo a WebStorm. Non perché Visual Studio Code non sia più sufficiente, ma semplicemente per il fatto che WebStorm ci permette di avere alcune scorciatoie, ci permette di avere alcuni automatismi che potrebbero in effetti semplificarci o velocizzarci le operazioni e quindi semplificarci un pochino la vita. Durante il corso, appunto, useremo entrambi per i vostri progetti, per i vostri lavori. Voi siete ovviamente liberi di utilizzare uno dei due o anche voi entrambi. Non c'è nessun problema se entro la fine del corso voi farete tutto in Visual Studio Code. Funzionalmente sono, ripeto, equivalenti, vi permettono entrambi di creare applicazioni web di una complessità anche forse più grande di quella che ci serve, che affronteremo durante il corso. Quindi sono due ottimi strumenti. Ripeto, WebStorm per i nostri utilizzi a un certo punto ci permetterà di avere degli automatismi e delle semplificazioni, per cui vi mostrerò nella prossima video lezione come installarlo e di nuovo come fare una piccola verifica di Node.js dell'installazione di Node anche da WebStorm. Ma partiamo da l'uso di Node.js NPM e l'installazione di Visual Studio Code, nonché come utilizzare da Visual Studio Code Node.js. Come ho già detto, questi video espandono e seguono queste slide e in maniera analoga al video precedente io non seguirò, non mostrerò passo passo queste slide, ma lavoreremo in maniera un pochino più flessibile. Quindi partiamo dalla prima verifica, un'ulteriore verifica di utilizzo di Node e di NPM. E per farlo utilizziamo come prima, come nel video precedente, il terminale. Nel video precedente abbiamo visto subito dopo l'installazione che una prima validazione dell'efficacia dell'installazione è data da poter scrivere Node-V, dove Node, ripeto, è l'eseguibile che abbiamo installato. E meno B indica che vogliamo sapere la versione di questo eseguibile, e npm meno B, dove di nuovo npm
sta per Node Package Manager, e -b indica che vogliamo sapere la versione di NPM. E a questo momento sul mio computer io ho la versione di Node 12.6.1 e la versione di NPM 6.13.4. Ora, questa è sicuramente una prima verifica di installazione, ma verifichiamo effettivamente un pochino più approfonditamente, senza dover entrare troppo nel dettaglio, senza dover sapere come programmare per esempio in JavaScript, in Node, ma entriamo un pochino più in dettaglio su come sperimentare che effettivamente questi tool funzionino e facciano quello che devono fare. E partiamo con Node. Se voi da terminale digitate Node invece che Node-v, e date invio, quello che succede è questo. Allora, come vedete, il prompt è cambiato. Siamo passati da Luigi caccia la meletta e un dollaro a semplicemente un segno di maggiore. E questo è l'interprete Node. Qui ci si aspetta che voi scriviate del codice JavaScript. Quindi siamo passati a una modalità differente dal terminale, siamo passati all'interno dell'interprete JavaScript che è fornito da Node. Quindi qui quello che adesso il programma si aspetta è che io inserisca un'istruzione, possibilmente corretta, in JavaScript, e quello che capita, se l'istruzione è inserita in maniera corretta, è che questa istruzione venga a questo punto eseguita e il risultato venga mostrato, per esempio, a schermo se è un'istruzione di stampa. Quindi qui scriviamo JavaScript. Questo, ovviamente, potendo scrivere JavaScript, potete scrivere anche programmi lunghi, o programmi, non so, da centinaia di istruzioni. Ovviamente lo svantaggio è possibile, ovviamente lo svantaggio è che questo programma, che questa modalità interattiva, vi permette di eseguire e vedere il risultato di un'istruzione alla volta, linea per linea per linea. Quindi va molto bene per sperimentare, va molto bene per capire se c'è qualche problema, magari perché c'è un errore da un'altra parte che non dovrebbe esserci, in un altro ambiente di sviluppo che non dovrebbe esserci, ma ovviamente per scrivere programmi non è esattamente comodo. Quindi partiamo scrivendo ciao. Ciao, ovviamente, non è una funzione valida in JavaScript, non è una variabile, non è un'istruzione in un linguaggio di programmazione valido. Pensate a un linguaggio di programmazione che conoscete. Se voi come prima riga in un file di un qualunque linguaggio di programmazione che conoscete scrivete ciao, probabilmente quello che succede è che vi darà un errore. Se noi scriviamo ciao e premiamo invio, in effetti è quello che capita anche qui. Ci viene dato un errore. E l'errore è ciao non è definito, proprio perché ciao non vuol dire niente per JavaScript, non è un'istruzione, non è una funzione, non è una variabile, non è niente. Allora, da bravi informatici, quando un informatico vuole imparare un linguaggio di programmazione, se voi ormai lo saprete, internet è anche pieno di meme su queste cose, la prima cosa che fa è scrivere l'Hello World. E quindi un programma molto molto semplice che ha un unico obiettivo, stampare a schermo la scritta Hello World. E in JavaScript come si stampa a schermo? In JavaScript si stampa a schermo con la funzione console.log. E all'interno di queste parentesi, tra virgolette, si scrive quello che si vuole stampare a schermo. Quindi per esempio Hello World. Questa è un'istruzione che in teoria è valida per JavaScript, quindi dovrebbe essere eseguita quando premo invio e quello che ci aspettiamo è che a schermo venga stampato qui sotto Hello World. Quindi adesso premo invio e in effetti vedete che effettivamente viene stampata Hello World. Quindi l'interprete Node è correttamente installato e esegue correttamente istruzioni JavaScript e dà errori per tutte quelle cose che non sono istruzioni JavaScript. Quindi, come vi dicevo, questo è un'esecuzione linea per linea di codice. Quindi qui potreste andare avanti a scrivere altro codice e lui verrebbe sempre eseguito linea per linea.
Ripeto, questo va bene per sperimentare, per verificare il funzionamento, per scrivere programmi un pochino più lunghi e completi, non è la modalità forse più appropriata e più consigliata. Però per validare, per verificare che l'installazione sia andata a buon fine e che effettivamente riusciamo ad eseguire del codice JavaScript, anche se noi non abbiamo ancora visto JavaScript a lezione, ma fidatevi in questo momento che console.log hello world è un'istruzione valida e corretta in JavaScript, ovviamente questo va bene. Per uscire da quest'ambiente ci sono varie modalità. La prima è premere Ctrl C due volte, la seconda è scrivere punto exit. E proviamo Ctrl C. Io premo Ctrl C una volta adesso. Vedete che premendo Ctrl C una volta mi viene suggerito da questo interprete, per uscire premino Ctrl C di nuovo, oppure premi Ctrl D, oppure digita punto exit. Queste sono tutte modalità alternative per uscire da questo interprete, da questa modalità interattiva di programmazione in JavaScript e tornare nel terminale normale. Quindi io ripremo adesso Ctrl C un'altra volta e vedete che torno nel terminale normale, nel terminale di Mac normale. E premendo Ctrl C sotto Windows, ovviamente tornate nel prompt dei comandi normale. E questo è Node. Se noi vogliamo provare NPM, noi proviamo a digitare NPM in maniera analoga a come abbiamo digitato Node prima, quindi senza il meno V, e premiamo invio. Quello che capita invece non è ovviamente una modalità interattiva per JavaScript, perché NPM serve appunto per installare e gestire pacchetti, ma ci viene fornito le istruzioni su come eseguire i comandi con NPM. Quindi NPM ci viene suggerito che l'utilizzo è NPM un comando, dove comando è uno di questi. Questi ce ne sono diversi, i più utili, quelli che useremo di più, saranno NPM install, NPM uninstall e uno o più pacchetti da installare. Di nuovo, i pacchetti sono librerie, sono estensioni, sono utility che aumentano le capacità del vostro codice o forniscono nuove funzionalità al codice che state scrivendo. Quindi, ovviamente, adesso non andiamo a installare niente o a rimuovere niente e terminiamo con questa parte del terminale e chiudiamo con questa parte del terminale. Il prossimo passo è provare a sperimentare queste cose all'interno di Visual Studio Code. Allora, Visual Studio Code ha ovviamente un sito che è code.visualstudio.com, che è questo, e quando navigate e arrivate al sito, la prima cosa che vi viene mostrata è un bottone per scaricare Visual Studio Code per il vostro sistema operativo. Di nuovo, io in questo caso ho il download per Mac, ma se voi navigate su questo sito da un altro sistema operativo, vedrete un altro download for Windows, per esempio. In questo bottone download in alto potete scaricare qualunque versione di Visual Studio Code a disposizione, non solo per Windows, non solo per Mac, ma anche i file Debian e i file RPM. L'installazione per Windows o per Mac è molto semplice. Per Windows si scarica un installer del tipo avanti, 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 fine. Per Mac si scarica uno zip da scompattare e all'interno dello zip ci sarà già il file Visual Studio Code, il programma Visual Studio Code da utilizzare. Il sito di Visual Studio Code, quando voi scaricate il software, vi manda una pagina di Getting Started con un po' di istruzioni, un po' di video introduttivi, qualche tutorial addirittura su Node.js, gli shortcut da tastiera, eccetera. I vari linguaggi supportati e quant'altro. Quindi questo sito vi può anche servire per l'eventuale documentazione di Visual Studio Code che appare in questa maniera mostrata sul sito. Io ovviamente ho già Visual Studio Code installato, quindi vado ad aprirlo. La prima volta che aprite Visual Studio Code, vi compare questa pagina di benvenuto. In questo momento, a voi dovrebbe comparire con uno zoom un pochino minore. Io ho aumentato lo zoom per modalità, appunto per la videoregistrazione.
E in questa pagina di welcome ci sono alcune funzionalità, nuovo file, apri cartella, i file recenti che avete aperto, un po' di link di aiuto e versione di bottoni, altri link per personalizzare o imparare di più a utilizzare Visual Studio Code. Quindi questa è la pagina di partenza, la pagina di welcome. Noi quello che vogliamo fare adesso, e chiudo questa pagina di welcome, è creare un file JavaScript e verificare che questo file JavaScript, che conterrà come prima il nostro console.log hello world, venga effettivamente eseguito attraverso Node.js da questo editor di testo che abbiamo praticamente appena installato, come se l'avessimo appena installato. Non ho fatto nessuna configurazione particolare per agganciare Visual Studio Code alla versione di Node.js che avevo installato. Quindi, quello che facciamo è, prima di tutto, creare un nuovo file. Possiamo farlo da una shortcut di tastiera o possiamo farlo dal menu file. E un nuovo file viene creato come file di testo, semplice. Il file di testo è evidenziato dal fatto che qui sotto, in questa barra, c'è scritto plain text. Tenete d'occhio questo punto perché dopo, quando avremo un file JavaScript, invece di plain text, avremo un linguaggio, avremo JavaScript qui scritto qui. Quindi Visual Studio Code cercherà di capire quale linguaggio, se c'è un linguaggio di programmazione, quale linguaggio di programmazione stiamo usando e adattare l'interfaccia di conseguenza. Quindi al momento abbiamo un file che è senza titolo, che non è salvato, che è vuoto, e al suo interno, come prima, scriviamo console.log, aperta parentesi, hello world. Allora, notate che quando io lo rifaccio due righe sotto, apro una parentesi, automaticamente Visual Studio Code me la chiude. Questo non è una funzionalità ovviamente legata a JavaScript, questa è una funzionalità legata all'editor in sé e quindi non è un autocompletamento perché questo continua a essere un file di testo normale. Ora noi vorremmo che questo file da file di testo normale diventasse un file JavaScript e venisse riconosciuto come file JavaScript. Un modo per farlo è, per esempio, salvarlo da qualche parte. Quindi salviamo questo file, per esempio sul desktop, e diamogli un nome, test.js. Vedete, il file viene salvato qui sul desktop. E cosa capita all'interno di Visual Studio Code? Beh, capita che l'editor capisce che questo è un file JavaScript, mette questa iconcina qui. Qui sotto non c'è più scritto plain text, ma c'è scritto JavaScript, e il codice diventa colorato. E se voi appoggiate il mouse, lasciate un attimo il mouse sopra ogni elemento, vi viene scritto che cos'è. Quindi che log è un metodo con i parametri, eccetera. Quindi abbiamo scritto il nostro programma JavaScript, in questo caso è solo una riga, l'equivalente di prima. Di nuovo, non preoccupatevi. Faremo, no? Scriveremo, impareremo a scrivere file ovviamente più complicati, più complessi, più completi di questo. E quello che vorremmo fare adesso è ed eseguire questo file per vedere che effettivamente funziona esattamente come l'abbiamo visto funzionare nel terminale. Come possiamo fare? Visual Studio Code qui, come vedete, ha queste 5 icone, queste 5 tab. Se voi schiacciate su questi, si aprono, si espandono. Il primo è l'Explorer, che mostra quali sono le finestre dell'editor aperte, in questo caso ce n'è una sola, che è Text JavaScript, ed eventuali cartelle che avete aperto all'interno con i suoi file all'interno dell'editor. In questo momento siamo partiti da un editor vuoto, da un editor appena aperto, quindi non abbiamo aperto cartelle, ma abbiamo solo creato un file, che è questo qui. Il secondo bottone è per la ricerca, il terzo è per il version control, il quarto. Notate cosa succede quando schiacciamo sul quarto. Il quarto si chiama run and debug e Visual Studio Code, avendo capito che questo è un file JavaScript, ci suggerisce di fare il run and debug di Node.js di questo file che è correttamente aperto e attivo nell'editor. Il quinto tab invece è una lista di estensioni raccomandate o attivate che in questo momento sono presenti che sono appunto attivate nell'editor oppure sono raccomandate per il mio utilizzo nell'editor.
Voi non dovreste avere, dovreste avere probabilmente delle estensioni raccomandate, ma nessuna di queste tre estensioni attivate, e questo perché io uso Visual Studio Code anche per altro. E avremo modo, ovviamente, nelle prossime settimane di esplorare meglio le funzionalità e le cose che ci servono all'interno di Visual Studio Code, ma per ora limitiamoci a provare a eseguire questo codice, questa breve istruzione. Quindi, premendo qui, run and debug, quello che ci aspettiamo è di vedere stampato a schermo da qualche parte Hello World, esattamente come capitava nel terminale. Quindi io adesso premo questo bottone, vedete cosa succede. È comparsa una nuova finestra, una nuova parte qui sotto, e in questa console, che è anche una console di debug, non solo di esecuzione, vedete che effettivamente ha stampato, ha eseguito questo codice, ha stampato Hello World e questo codice è presente, il risultato di questa operazione è quella presente alla linea 1 del file text.javascript. Quindi effettivamente è proprio quello che ci aspettavamo. Notate che in questa finestra c'è anche un tab che si chiama Terminal, che è esattamente una rappresentazione del terminale, del prompt dei comandi che voi avete sul vostro computer. Quindi da qui, per esempio, se noi scriviamo node-v, vedete che otteniamo lo stesso risultato che otteniamo scrivendo node-v nel terminale. Allo stesso modo, se scriviamo npm, otteniamo lo stesso risultato di scrivere npm nel terminale. Quindi da qui potremmo, per esempio, scrivere npm install qualcosa e questo qualcosa verrebbe poi installato all'interno, vicino a questo file test.javascript all'interno di questo progetto. Ok, questo chiude questa seconda parte di preparazione dell'ambiente di sviluppo e in particolare, se voi riguardate le slide, abbiamo ripreso questa verifica dell'installazione e in parte abbiamo iniziato questo installare gli IDE. Nel prossimo video vi mostrerò l'equivalente di Visual Studio Code, quindi quello che abbiamo fatto in Visual Studio Code, ma con WebStorm. E un'ultimissima cosa, oltre a Visual Studio Code, oltre a Node.js e oltre a WebStorm, che vi mostrerò come installare e configurare nella prossima video lezione, quello che ci serve ovviamente è qualche browser, siccome noi lavoreremo per il web. E in particolare vi chiederei di installare Chrome, l'ultima versione, e Firefox, l'ultima versione.